Si è chiusa la sesta giornata delle Olimpiadi che ha portato altre tre medaglie per l'Italia, che sale così a 16 podi. Due di queste medaglie sono state d'oro, quella conquistata da Giovanni De Gennaro nel K1 della canoa slalom e quella che porta la firma di Alice Bellandi nella categoria meno 78 kg del judo. Argento invece per la squadra femminile di Fioretto. L'Italia è sempre ottava nel medagliere con 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. In mattinata oggi inizia il torneo di tiro con l'arco a squadre miste. Per l'Italia sono in gara Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati. Tabellone durissimo per gli azzurri che affronteranno subito la Francia padrone di casa e in caso di vittoria affronteranno la Corea del Sud. Saranno Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti a rappresentare l'Italia nelle qualificazioni di tiro a volo specialità skeet. Oggi è in programma la prima parte delle qualificazioni. Rossetti è stato già campione olimpico a Rio. Gli azzurri sono tra i grandi favoriti. Nel beach volley, sfida decisiva per il passaggio del turno per Ranieri Carambula che affrontano la coppia cilena Grimalt. Nell'ultima giornata del girone. In caso di vittoria, gli azzurri sarebbero già nella fase di eliminazione diretta. Inizia anche il programma dell'atletica leggera allo Stade de France dopo l'antipasto di ieri dedicato alla marcia. In programma le batterie dei 1500 metri con Ossama Meslek, il recordman italiano Pietro Arese e Federico Riva. In gara anche Zeinad Dosso nel primo turno dei 100.